Beh ragazzi, qui Fox sono qui nel secondo episodio del mio pacchetto sempre con Tetrix. Abbiamo appena finito di registrare il primo episodio. Non si è capito niente. Bene. E adesso andiamo un po' in miniera. Ho Che ho visto che ci sta un bel po' di cose. Vedete Redstone. Ho sclerato contro un poliziotto che stava in seconda occasione. Cioè, oddio, un altro diamante, che figata! mi tolgono da COD, li metto su GTA. No. Bene. Madonna quanta redstone, raga. Cioè, praticamente è una caverna sotterranea, da molte probabilità a cielo aperto, in poche parole. Allora, se è sotterranea, è sottoterra, non può essere a cielo aperto. Allora, è come se fosse una caverna, cioè, trovi Ma materiali non di ci una sono caverna. caverne non sotterranee! Non sotterranee? Non sotterranee, ho detto. No, ho detto sotterranee, poi ti faccio vedere il video. Hai ragione, zitto, zitto, Kendrix zitto. disse sotterranee. Basta, non Ragazzi, sotterranee. vedete un po' indietro il video che sentirete Kendrix dire sotterranee. Ok, non ce ne sono caverne non sotterranee, credo. Sbaglio. Allora, hai presente quando a volte ti capita quella una caverna che a cielo aperto praticamente? Di Casey Canyon. E Non è canyon perché non è profonda. allora Vabbè, non fa niente, poi vedrai il video, ah, ciao! diciamo che c'è un buco. Una mini caverna non È un sotterranea. buco, Un è un buco, un braccio, buco, è un un baffo. buco. Di Tocca solito tu in buco. questi buchi trovi al massimo un po' di ferro e qua ci stanno diamanti, lapislazzuli, redstone e chi più ne ha più ne metta. Diamantazzoli, lapislanti. Redstone, un sacco di redstone, già ho ottenuto più di uno stack. I lapismanti mi servono. Diamante, 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 Diamante. diamante, diamante. Quanto cazzo di diamante ci sta? Oddio. C'è 8 diamanti praticamente. Grazie. Contento tu. E là ci sono altri diamanti, sì, però non mi fido. Io mi sbatto contro le palme. Perché tra i pali della No, luce? ti sbatti e basta. È che è diverso. È molto diverso. Mi devi raccontare, non spiegare, raccontare perché i pali della luce larghi 46 metri come una macchina cadono e gli alberi no. Sono questi problemi che su Perché ho GTA. appena visto una vignetta su Facebook 2 secondi fa che tipo dice io posso distruggere tutto tranne gli alberi perché sono invincibili. Ma anche su COD con i Predator, gli alberi hanno tipo da scudo in adamantio. E la cosa è impossibile. Perché fanno gli alberi così potenti? Se qualche cosa cazzo. Perché gli alberi devono essere potenti perché sennò Ora non ho possono. capito perché c'è. Ne deve essere un nuovo potere dell'albero attivo. Ah, Ok, basta. è vero, non ci avevo tincato. No, davvero? Ora lo dico a mistero. Sto trovando tipo le peggio cose qua dentro questa caverna, Domenica mamma a mia. mistero fanno la cosa delle cospirazioni. Magari dicono anche stare sugli alberi, che ne Ah, gli alberi saranno. Ma sai che sono invincibili solo sui videogiochi gli alberi, giusto? dici? Gli alberi domineranno il mondo. No, su Minecraft no. In effetti è vero. Minecraft è il gioco più realistico di tutti, attenzione. Allora, 2 secondi fa dovete sapere, cari amici telespettatori, che mi sono cacato sotto perché faccio così, no, dall'altro lato, faccio così, mi Un giro miscena. per mettere la porta, sono dietro di me sento bestemmio e entro in casa, esco da qui, Lui ha con il la tempo spada di in entrare in mano, casa. cerco di colpire il creeper. Arrivo qui, cado qua dentro, il creeper mi esplode, no qua dentro, scusate, e il Mi creeper mi esplode spieghi in faccia. come se mentre usciva hai avuto il tempo di entrare in casa, prendere la spada e pensare a quello che Me dire. lo sto ancora chiedendo sinceramente, devo provare al mistero da fare. Perché sto prendendo il No, non è una carbone? cospirazione questa, no, no. Sì, la cospirazione dei creeper che non esplodono. Di Cristo che non esplode. Ma Cristo Yes. esplode. Ma Cristo C'ho ci fa quasi uno sempre. stacco di carbone, allora. Adesso dovrei trovare un simpatico luogo. Là c'è un deserto, posso andare lì. Devo trovare un Dai, ce la simpatico posso luogo fare a seminare dove sti stronzi. logare, diciamo. Dai che ci sono vicino, dai che ci sono vicino. Io accendo le sirene. Dai che ci vicino sei. Vicino sto. Vicino sono. Non Hai è che vicino. capito, mi hai? Vicino sto, capito, mi hai? Oggi sto a casa di Franklin. E E mo? boh. Ok, il poliziotto è lì.
No, ce ne sono due. Quindi se me ne vado di qua. No, cazzo, mi prende. Sono circondato. Sei venuto qua dentro. Sì, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. No. Ok, ora devo raggiungere la fabbrica. Se tipo si scassa la macchina nel frattempo che esplode, ma non giocherò mai più GTA in vita mia, lo regalo. Lo regali a me, però con tutta la PlayStation. Sì, te lo regalo se riesco a morire. Sono capace anche di morire. Cioè, perché è la quattromillesimo tentativo che fai? No, perché devo sempre seminare la polizia, no? E non l'ho mai seminata perché mi uccidevano prima. Ora ci sono riuscito e devo raggiungere un posto. Potrei però morire prima di raggiungere. Sì, però se mi regali GTA mi devi regalare pure la PlayStation, perché sì, va benissimo. E dato che sono su un ponte potrei cadere in acqua. Se vado in acqua. Ma però lo devi fare, non è che poi stai dicendo giusto per sfizio, eh? Sì, purtroppo per te sono quasi arrivato, devo fare l'ultima curva. Mio Dio, mi è causato un pallo in testa. Ma mi devi pure regalare God, così c'è tutti i tuoi giochi. Non inizio a tornare più la PlayStation. Porca puttana! Sto andando in acqua. Però ma non mangiare perché non ci sei andato. Lester, chiamare. Beh ragazzi, tutti quanti a fare il tifo per la morte di Kendrix, vai. Sono già arrivato ormai, troppo tardi. Sento voci molto poco amiche, sono quelle del gioco, spero. Ho detto che sono arrivato, non avrei mai la PlayStation. Non fa niente, pazienza. Ok, dici che ho completato la missione, sto non so. Dai che carichi. No, non è. No. Ma tipo ti punta la pistola in faccia. Schiva la pistola, boom, e muore. Cosa butto così? Lo vedi avanti? Quest'uomo. Anzi. Lui si è cambiato e si è messo la giacca. Lui va a fare i colpi in manca con la giacca. Io ho la mia squadra. Oddio, epico. No, sono Franklin. Sali sul furgone. Devo trovare un posto per la casa ora. Che bello! Oddio, cos'è? Un corvo! No, che lo si chiama? No, non si chiamano corvi. Oddio, un fox! Si chiamano. C'è mio fratello, ragazzi! Questo è il mio fratello. Si chiama Fox! Dove cazzo si esce? Come si chiama? Ah, gli struzzi sono! I chocobo! No, non è vero, c'è. Ecco gli struzzi! Ma finisci? Oddio, un portale della Dimensional Doors. Di che? Un portale della Dimensional Door. Di che? Zitto. C'è sta roba? Ma perché sto salendo sulla mia macchina? Questa roba? Ho appena scoperto che sul diario della comics c'è scritto come water droplets. Mamma mia. Mettere. Oddio, che hanno quelli sugli alberi tipo troppo. Roba tipo numero di scarpe, poi sotto taglia di scarpe, prima che vedevamo la quantità delle scarpe che hai. È una cosa triste. No, però non ho capito niente. Allora, c'è tipo scritto dove c'è scritto tipo il nome, cognome, no? Dimmi. C'è scritto numero di scarpe. Tu pensi che sia la taglia? Poi sotto c'è scritto taglia di scarpe, tra parentesi, prima che vedevamo la quantità di scarpe che hai. Ma chi è che ha loro di quante scarpe sono? È un troll, infatti c'è scritto tipo zombie in casa, extraterrestri, no, zombie sotto la casa, extraterrestri in casa. Zombie sotto la casa, extraterrestri in casa, non l'ho capito, okay, vabbè. Non le passo mio marito. Domani te. Oddio, sta diventando di nuovo notte, no. Oh, attenzione, la derapata col furgone delle rapine. Lui sto creando un'altra casa al volo, così dopo a casa. Sì, una casa a casa. Una casa a casa. Le do a Marlene, in caso di casa. Ah, finisci! No! Ah, mamma mia! Stiamo a pubblicizzare le cose. Se poi avessero bisogno di un'altra pubblicità. Sì. Non è che loro hanno bisogno della pubblicità, tu hai bisogno dei loro soldi. Loro potrebbero provare. Addio, pagarci. Ma glielo diciamo. Prima ci sputo in faccia, poi dici adesso togli la pubblicità perché non ti voglio pagare manco un soldo. No, seriamente, dopo ci voglio, glielo vado a dire. Voglio parlare con un responsabile. Responsabile del corpo, del marketing, di oggetti, delle ruote. Perché? La mia macchina si chiama The Class. Perché? Oddio, noi facciamo la rapina di forza. La rapina? Il vostro momento. Vi prego, non costringetemi a rovinare l'ottimo lavoro svolto dai chirurghi palastici. Tutta a terra, forza. Forza, forza. Premi vicino. Oddio, sembra Payday. Devo fare le rapine. Cioè? È un gioco dove devi fare le rapine. Ci ho fatto il video, ma. Ruba i gioielli. Troppo epico rubare tutti i gioielli.
Allora, 2. Oh, abbiamo fatto già un milione. Un miliardo, no, un milione e mezzo di bottini, cioè proprio i pro. Certo. Che poi non li via neanche tutti. Resta un minuto e 20. Peccato per una cosa, voi non siete pro. Ragazzi, ma secondo voi adesso se spacco questo legno per metterci la porta, mi trovo un creeper in faccia. Ti levi da mano. Hai le mani veloci, belli. Ma ha bisogno di lana. Io mi serve lana. Uffa, uffi. Quanto sto di registrazione? 10 minuti. Credo ma che devo prendere veramente passare. Tutto. E non ce la faccio mai. Cos'era? C'era ancora solamente tre cose. C'era qualcosa di strano. Andiamo. Esci, mangi. Oddio, slime blu. Slime blu. Slime blu. Volevo dire. LOL in moto. 4, 5, 4. Critico, no? 4 stelle. Ma perché ho fatto così lento? Cos'è? L'Emerald Shard, che cazzo è? Cioè abbiamo 4 milioni. Qual è quel tasto per vedere come si crea cosa fare con una cosa? Cioè abbiamo 4 milioni di gioielli addosso. E stiamo tipo con le moto. Non me lo dice, non me lo dice cosa si può fare. Allora non si può fare niente. O devi ancora sbloccare i craft. Sì, si devono pure sbloccare Minecraft. Porca puttana! Datemi una moto. Dammi la moto, stai perdendo la squadra. Datemi una moto e io diventerò il nuovo Valentino Rossi del mondo. Datemi una moto e vi dirò chi sono. E solleverò il mondo. Ho finito. Datemi una moto e la cavalcherò. Datemi una moto. Mi sto prendendo un sacco di queste cose di emeraldo qua. Di smeraldo. Datemi una moto e salirò sulla moto. Porca puttana! Ciao Creeper, con l'ombrello? Boom! E Creeper fece boom boom. No, è scheletrino. No, sono morto. Non ci credo. Aia. No, Franklin ha perso la squadra. Ma chi è? Cosa? Tu una voce molto poco amica. Aia. C'è una gelatinous slime. Sta mezzo mondo qua. C'hanno gli archi incantati sti froci. Incantati. LOL. Archi in calore. Che hai detto? Gli archi incantati. Ah, incantati. Ah, ok, si può fare lo stile visto. Io, ma incantati oppure incantati. Dentro. Ma finisci? No. Sono dei bug grafici di Minecraft. Dovrei chiudere e riaprire, però mi scoccio. Lui chiude e riapre. Scusso, aiutami tu psicofisicamente. No! C'è qualcosa da hittare. Cosa posso hittare? Ma prima c'è una moto più epica, perché non me l'hanno mangiata? Perché fa Allora qua mi dice tutti gli avvelenamenti e cose. Che figata questo mod pack. LOL. Bene, va bene ragazzi, penso che purtroppo pure per quest'altro video... Perché purtroppo? La gente è contenta che finisca. Ok, per fortuna pure per quest'altro video finire tutto, perché sono in casa mia, non so cosa fare. E vabbè, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti.